Abbiamo deciso di iniziare questo percorso insieme perché l'arte ha accompagnato l'umanità dai suoi arbori, dalle incisioni rupestri ai giorni d'oggi. E non è un qualcosa che non serve, che non è utile, se è rimasta come l'unica espressione che ci ha accompagnato nel nostro percorso, significa che non è qualcosa che va segregata a un qualcosa di inutile o di poco utile. Anzi, è la base di tutto, da quando si è creata la ruota, per la creatività e tutto. Ed è per questo anche che abbiamo portato qua oggi due eccellenze varesine, ma di rilevanza nazionale e anche internazionale, per quanto riguarda l'arte. Visto che si conoscono da quando sono bambini, uno ne aveva 8 anni e l'altro 10 specificatamente, gli lascerei un attimo presentarsi anche da soli e poi continuo io, va bene? Allora presentiamo Giuseppe. Il mio amico scrittore Michele Gazzo e il mio amico drammaturgo Giuseppe della Misericordia. Perfetto. Allora, tutte e due nati a Varese, comincerei magari con te visto che sei più vicino. Michele, che è l'autore del romanzo della serie TV di Rai 1 I Medici Lorenzo il Magnifico, pubblicato con la Mondadori nel 2018, giusto? Giusto. Anche se la sua storia parte da quando aveva 8 anni, no? In via Ronchelli, dove insieme a Giuseppe cominciano un percorso di crescita anche dal punto di vista letterario, no? Corretto, sì, è corretto. Sì, è vero, sì. Sì, noi ci siamo conosciuti appunto quando io avevo 8 anni e siamo cresciuti un po' insieme sia a livello, sia quando eravamo bambini, ragazzini, poi adolescenti, e insieme un po' a quelli che erano le attività che sono normali per l'età, quelle più avventurose, eccetera, c'era anche un interesse dal punto di vista più narrativo, perché abbiamo cominciato a leggere, a condividere le letture, a condividere una visione di film, insomma ci siamo creati tutto un immaginario nostro un po' personale che poi in qualche modo ci ha formato. Tra l'altro entrambi penso di poter dire che fin da più o meno quegli anni avevamo un po' l'ambizione di scrivere, per sì. Cui è una cosa che è nata proprio in quegli anni e poi è stata coltivata nel corso del tempo. E quindi a quanto pare ha avuto i suoi risultati. Adesso non so se era l'acqua che bevevamo nelle case dove vivevamo, però insomma ci ha portati a portare avanti questa nostra passione, questo nostro destino in qualche modo. Vuoi dire? Erano dei bambini che si leggevano i loro racconti a vicenda la sera, dicendo saremo degli scrittori da grandi, fondamentalmente. È andata. Sì, poi ci siamo un po' differenziati, perché appunto io sono andato avanti più sul fronte dei romanzi, romanzi nello specifico avventurosi, e lui si è spostato sul teatro, anche se aveva avuto anche lui dei trascorsi di prosa, scriveva racconti e anche adesso ha realizzato dei libri. Però insomma comunque sì. Tu hai cominciato e abbiamo qua anche il libro, no? Sì, diciamo che la prima pubblicazione è il libro di Thoth, che si ambienta nell'Antico Egitto. Ambientato nell'Antico Egitto, sì, era la mia prima pubblicazione, avevo 23, è uscito che avevo appena compiuto 23 anni, per cui ero un giovane scrittore. Che però è stato subito premiato. È stato premiato, sì, 2 anni dopo, in realtà hanno... per la giuria, il premio Cenacolo per sì. Sezione Nuovi Media, perché era un romanzo particolare, avevo un CD-ROM allegato, che all'epoca era all'avanguardia della tecnologia in ambito narrativo, mediatico, diciamo, e appunto da cui Nuovi Media, e si era stato premiato come una grande innovazione, una grande opportunità, diciamo, anche per la narrativa, soprattutto perché il romanzo usciva come libro di lettura anche per le scuole, era distribuito da Löscher, e questo permetteva di inserire nel CD-ROM dei contenuti di approfondimento più culturali che si affiancavano al romanzo più narrativo, nel vero senso della parola. Hai visto gli arbori, diciamo, di questa tecnica nuova, che poi è diventata pian pianino, esatto, visto che si è evoluta molto velocemente. Sì. Adesso purtroppo il CD-ROM non possiamo neanche leggere. Probabilmente no, adesso è buono per giocarci a frisbee comunque. Infatti. Infatti, però tu hai collezionato nel tuo percorso una serie di romanzi che sono stati pubblicati poi anche con le maggiori
case editrici, no? Dalla Rizzoli, come il Flagello di Roma, poi molto importante, Mediolanum, che è anche il primo libro che parla proprio della fondazione di Milano, sì, giusto? Sì, non so sì, se vuoi sì. dirci qualcosa. Sì, sì, no, beh, Mediolanum è un romanzo a cui sono abbastanza legato, beh, un po' a tutti i romanzi ovviamente, però Mediolanum in modo particolare, non so neanche dire esattamente perché, però mi ha proprio coinvolto, forse perché appunto parla di Milano, che è qui vicino, quindi... E anche perché è stato appunto il primo romanzo che sia stato mai scritto sulle origini di Milano. Tanti hanno scritto sulle origini di Roma, però Milano in pochi le conoscono. Ed è interessante perché ha veramente tanti, tanti risvolti curiosi, insoliti, anche misteriosi e molto avventurosi. Quindi certo. C'è anche lì, come un po' per la fondazione di Roma, c'è una leggenda, una profezia, la creazione di Milano come crocevia dei mondi, perché Milano sì. deriva dalla parola Medelan, che significava terra di mezzo, quindi certo. il luogo dove si concentravano tutte le energie, no? Queste, sì. Per cui era interessante saperlo, anche scoprire... le origini del centro storico di Milano, la zona del Duomo, della Scala, che era quella lì, era proprio la Milano originaria, e sapere che cosa c'era, perché per esempio il Duomo ha questa struttura che ricorda queste guglie, questi alberi, perché lì c'era un quercetto sacro alla Dea Brigid, che poi col sincretismo è stato rappresentato dalla Madonna, quindi certo. la Madonnina che c'è sul Duomo rappresenta questo. Oppure la Scala, Teatro alla Scala, che prende il nome da una chiesa preesistente che si chiamava Chiesa della Madonna alla Scala, la quale a sua volta prendeva nome dalla scala vera e propria dei druidi che lì salivano per osservare le stelle. Queste sono cose magari poco conosciute e che secondo me rendono particolarmente interessante questa storia di Milano, le origini di Milano. Non solo di Milano, perché in realtà tu nelle tue scritture sei sempre stato affascinato, hai portato un incrocio, un po' di storia, di cultura e di misteri, no? Sì, per sì, darvi un certo... senso più di quello che va a suscitare, no? Sì. In fondo il mistero va a colpire la curiosità umana, tanto che tu hai fatto un percorso di 2 anni proprio qua intorno nel sì. Varesotto, così come l'hai fatto per la scrittura di Mediolanum, no? Sì. E hai pubblicato con il quotidiano La Provincia di Varese il saggio I fascicoli, I misteri di Varese, sì, che sì. sono anche quelli là Eccolo dietro, là. Sì, sì, sì. Che sono qualcosa di molto importante. Quindi vediamo poi... fascicoli e la versione a libro che sì. poi era uscita in seguito, sì. Che porta un po' alla conoscenza di Varese, dei varesini, ma un po' del mondo, no? Delle cose... che partono dall'antichità sì. in queste terre che sembrano in realtà così fredde, ma se noi vediamo anche nei tratti delle persone, in realtà c'è quell'unione tra popoli che si sono incontrati, mischiati, hanno unito le loro culture dall'antichità di quelli che c'erano, poi quelli che sono arrivati come i Celti e quant'altro. No? Ci sono tante cose che, che sono raccontate in quel libro là e che sono da far conoscere, no? Un po' di più forse, sì, sì, sì. No, beh, è poi, anche il nostro scopo. Quello è stato, sì, beh, poi se si parla di Insubria è stato un lavoro veramente appassionante che è durato appunto 2 anni di ricerca sul territorio proprio qui di Varese. Sono andato veramente a sviscerare un sacco di curiosità e di aspetti poco noti, appunto sì. misteriosi, che veramente erano trattati o per niente, o pochissimo, o comunque in modo scollegato. Sì. Invece sono riuscito a fare un quadro d'insieme, veramente è stata un'esperienza proprio per me, in prima persona, prima ancora che per i lettori che lo leggevano, è stato veramente, veramente un viaggio nel mistero, nell'insubria, nell'altra insubria, sì. nell'insubria poco conosciuta e sconosciuta, anzi. C'è una cosa. No? Prima ho fatto una battuta sull'acqua, no? Che avete bevuto, una cosa che in realtà è caratteristica delle acque dell'Insubria è la carenza di litio, che va in realtà a influenzare poi anche certi aspetti della timia, no? Delle persone che ci vivono. Straordinario questo. Ecco, sono cose straordinarie perché in realtà cioè, conoscere la biologia degli ambienti certo. e quant'altro va a spiegare tante cose. Certo. Probabilmente, come hai detto tu prima, l'acqua che abbiamo bevuto e poi tante altre cose hanno influenzato. Un aspetto scientifico, sì. una spiegazione scientifica. È vera sta cosa. Hanno influenzato la vostra creatività sì, in sì. qualche modo. Non voglio subentrare perché poi diventa e mi metto a parlare tanto no, su molti aspetti psicologici. E non solo di tutta questa zona, ma che sono influenzate proprio da questo. No? Era una battuta fatta così, ma in realtà c'ha un perché certo, suo. Certo. Quello è il bello. Ecco, e Giuseppe invece, per quanto riguarda questo inizio
primordiale, mettiamola così, di quando uno ne aveva 8 e l'altro ne aveva 10, ma è stato anche secondo me un incontro molto fruttuoso, no? Perché penso che vi siete un po' influenzati a vicenda, no? Nel vostro percorso di scrittura, anche se avete preso due percorsi diversi. Tu sei diventato un drammaturgo molto importante, soprattutto per la commedia, esordendo con Ti presento papà, no? Che è stato subito un successo, che ha vinto il premio Una commedia in cerca di autore, ed è una commedia che viene dopo tanti anni, perché mi sembra che era il 2014, sì, quando esordì. È una commedia che viene portata in scena, ed è stata portata in scena da tantissime compagnie, sì, tuttora, no? Sì. E anche all'estero, sì. Sì. Anche fuori dall'Italia, viene portata in scena, tradotta, con successo, certo, e quant'altro. Certo. Ci vuoi dire tu qualcosa? Sì. Che magari conosci di più la tua creatività. Beh sì, come dicevi tu, più di 10 compagnie l'ha portata in scena in tutta Italia, e sono tante in così pochi anni. Adesso la stanno per allestire in Polonia, è stata tradotta anche in inglese, quindi di questa commedia sono molto contento. Mm-hmm. Come dicevi, abbiamo iniziato insieme tra un'avventura, come le chiamavamo noi, le avventure dei ragazzini, è una lettura, ed è interessante secondo me che questa idea di avventura è rimasta nelle nostre scritture, in Michele in maniera molto esplicita, perché scrive romanzi, giusto, certo, di avventure storici, certo, ed avventure, certo, anche. Nel mio caso a me interessa molto la satira sociale, sì, quindi ridere e esasperare, no, le ipocrisie della società e le contraddizioni. E per far questo faccio vivere delle avventure ai miei personaggi, delle avventure sconvolgenti, travolgenti, che ci permettono di guardare il mondo in cui viviamo con un po' di distacco, ecco. Certo. Certo, perché in fondo attraverso la scrittura, la messa in scena, il teatro, no? Poi tu correggimi perché il tuo lavoro si porta alla vita reale, cercando di portare all'esasperazione alcuni aspetti, no? Dei quali nemmeno noi ci rendiamo conto, no? Un po' come lo psichiatra o lo psicologo che guarda da fuori e mette in risalto la persona cercando un attimo di modificare, di migliorare certi aspetti dei quali lui non è conscio, no? Prendendo un certo tipo di distacco. E tu questo l'hai fatto in moltissime delle tue commedie, no? Sì, no, che... sì, sì. È molto diverso dall'analisi psicologica, certo, perché come hai detto tu, l'approccio psicologico serve a risolvere, a modificare. Lì dove si può. Dove si può, comunque, ecco, l'idea è modificare. Sì. La mia idea non so tanto se è modificare quanto rappresentare, quanto, certo, esasperare, quanto portare, far vedere a tutto il pubblico, vedi che è così, anche se magari non ci ha mai pensato. Sì. Poi in che modo un artista, uno scrittore possa modificare la realtà è molto difficile. La mette in risalto però. Però già mettere in risalto ed evidenziare alcune, sì, contraddizioni può essere una via verso, non dico la modificazione, però la presa di coscienza. La presa di coscienza, che è il primo passo, certo. Però, come dire, almeno il mio punto, la mia partenza non è mai modificare la società, certo, ma esasperarla. Mm-hmm. Ecco, ma renderla più conscia, appunto, di certi aspetti dei, certo, quali non si ha coscienza, certo, probabilmente. Questa cosa l'hai fatto molto bene, per esempio, in 38 giorni per cambiare vita, che è stato anche menzione speciale del premio Achille Campanile nel 2020, giusto? Sì. E poi nel 2021, con La mia famiglia online, hai portato un altro aspetto della società, soprattutto in un momento un po' di crisi, no? Del teatro. Ci vorresti dire tu qualcosa di più in specifico su questo? Perché tutte e due portano avanti qualcosa della società che stiamo vivendo. Sì, nel 2021 ho vinto il premio Campanile, giusto, con questa commedia. Infatti è stato un susseguirsi, nel 2020 una menzione speciale con 38 giorni e poi nel 2021 hai vinto il, certo, premio nazionale. Certo, certo, 38 giorni per cambiare vita racconta di una donna che si trova improvvisamente 1 milione di euro sul conto per un errore della banca, uh-huh, e da lì inizia la sua avventura e anche l'avventura del bancario che vuole impedirle di fuggire coi soldi, fondamentalmente. E questa è un po' la storia di tutti noi, incontrare una persona o avere un evento sconvolgente, magari fosse per molte persone magari, sì, una cifra così improvvisamente sul conto. Nella mia famiglia online racconto
una sorta di futuro distopico, mm-hmm. o forse di presente, in cui, o forse di presente in cui le persone non si incontrano più, quindi vivono in casa, viviamo in casa, ci affidiamo ai droni per le consegne, ci affidiamo agli schermi, alle intelligenze artificiali, che sono molto meglio delle nostre intelligenze naturali. Sì. È una riflessione su questa, come dire, iper tecnologizzazione, iper solitudine delle, sì, persone, che potrebbe aumentare nei prossimi anni. Quindi anche qui, in maniera comica, ma non solo, mm-hmm. Viene rappresentato questo paradosso dell'essere umano che parla più con i computer che con gli altri esseri umani. Certo. Quindi la mia famiglia è online, i protagonisti si sposano online, vogliono anche concepire dei figli online. Non c'è più, si fanno sposare da un influencer online. Si fanno sposare da un influencer in diretta, certo. Quindi lì ho proprio esasperato alcuni aspetti della realtà che ci sono comunque. Certo. Certo. Diciamo che abbiamo sempre avuto un po' questo contrasto con la società, sia io che lui, nel senso che forse perché siamo vissuti all'interno di un ambiente in qualche modo, non dico chiuso, però particolare, diciamo così. Poi lui effettivamente ha una visione più magari critica, possiamo così dire. Io magari ho proprio una visione più alternativa, nel senso che vado a cercare altre società, come ho fatto con il discorso sui Celti. Da questo emerge un po' questo rapporto, giusto, tra quello che è il nostro mondo. Rapporto critico con la società, sì, direi. Sì, sì, più quello che è il nostro mondo e quello che è la società che ci ritroviamo, in cui ci ritroviamo, ci siamo ritrovati a vivere quando siamo un po' usciti da questa nostra infanzia, questo nostro ambiente in cui appunto vivevamo noi. Mm-hmm. Ci stavo riflettendo in realtà. Sì, tutte e due, però appunto in modo critico, cercando però di portare una realtà in fondo. Tu dici Celti, ma era qualcosa che è esistito e noi siamo il patrimonio di quello che c'è stato, non siamo un percorso in fondo, un percorso sempre in evoluzione, in cambiamento. La stessa cosa anche Giuseppe, che è vero, porta dei conflitti che ci sono già nella società, dei quali forse a volte non ce ne rendiamo conto, no? Che sta correndo troppo, come la mia famiglia online, che è nata in un periodo dove i teatri erano chiusi, tutto era chiuso, e davvero c'è stato un salto nell'uso della tecnologia che si aspettava tra 20 anni. Invece si è corso e si è dovuto quasi adattare all'improvviso a un qualcosa che nessuno aveva pensato, no? Ecco, perciò in realtà in conflitto direi, ma più che un conflitto, una riflessione, perché portate tanta riflessione nel vostro lavoro, uno con i romanzi, magari andando indietro nel passato, no? E l'altro invece con dei conflitti che in realtà, sì, dei giorni d'oggi, ma che sono quelli che hanno accompagnato l'umanità da sempre, no? Giusto. Poi non so se volevi dire qualcosa di più sulle tue commedie o quant'altro, ma io ci terrei tanto anche a ricordare che tu hai lavorato con tantissimi, hai lavorato per la TV, hai lavorato per Zelig, hai scritto con molti artisti per il teatro. E insieme avete vinto dei premi come il premio Charlot, il premio Alberto Sordi, il premio Manzoni Cabaret, il premio Radio 2 Otto Volante, sono tantissime. Sì, collaboro, ecco, da tanti anni con tanti artisti. Infatti. Per i quali collaboro alla scrittura dei testi comici fondamentalmente. Infatti. Quindi per la televisione, Zelig, Colorado, Sky, Comedy Central, diversi, sì, programmi. Ho firmato diversi spettacoli con diversi artisti che portano nei teatri. Con alcuni collaboro anche ai loro canali web, quindi ai video che pubblicano sui loro canali social. Quindi sì, questo è un altro aspetto del mio lavoro che da tanti anni porto avanti. Degli artisti a 360 gradi, manca soltanto la pittura, direi, no? Tutte e due. Non, ecco, si sa mai, magari. Non si sa mai, appunto. Michele, tra l'altro, nel 2019 ha vinto un premio molto importante, gli è stato conferito da Leonardo da Vinci International Committee, il premio internazionale Leonardo the Immortal Light, per la sezione letteratura e scrittura con il patrocinio dell'UNESCO. Sì, ci volevi dire qualcosa? Beh, sì, insomma, è stato un grandissimo onore questo premio, perché sì, a parte che era internazionale, poi è caduto proprio in occasione dell'anniversario dei 500 anni di Leonardo.
è stata comunque un'esperienza, cioè sì, è stata veramente una cosa particolare, perché tra l'altro sono stato premiato insieme ad altre eccellenze italiane come la Ferrari nei vari campi dove aveva avuto un ruolo appunto Leonardo, il genio multiforme di Leonardo, per cui è stato un po', come dire, un punto d'arrivo molto importante. Sì, e poi speriamo che di partenza. Tutti conoscono la Ferrari, sì. La Ferrari e Michele sono sì. stati i segni esatto. di questo premio. Esatto, per cui ecco, questo è sicuramente stata un'emozione, no, non me l'aspettavo tra l'altro, è stato bello. Una grandissima soddisfazione, sì, direi, sì, no? Sì. Anche se ho l'impressione che uno scrittore, tutte e due, non si sente quasi mai arrivato, no? È sempre alla ricerca di qualcosa. Sì, 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 questo sicuramente, sei d'accordo? Certo. Bene. Non si arriva mai. Che ansia però, non essere mai arrivati, ma anche sì. che bello, perché sì. si è sempre alla ricerca di qualcosa. Ma l'ansia è la base della creatività, se no non... È per quello che parlavo del litio in mancanza nell'acqua e varie vedi, adesso abbiamo scoperto qual era la ragione di tutto, andrò a indagare anche qua. Sì, infatti sì. bisogna vedere se in via Ronchè lì c'era anche un'acqua, o magari con un po' meno litio del solito, da dove arrivava e quant'altro. Criptonite magari. No, non mi risulta, però non si sa mai, non si è sempre alla scoperta di qualcosa. I vostri ultimi lavori invece, volete dirci qualcosa? Io qualcosa lo so, però lascio parlare a voi, ecco. Parliamo con te, visto che sì, sei più vicino. Okay. L'ultimo lavoro appunto è questo romanzo I Medici Lorenzo il Magnifico, che è il romanzo della seconda stagione della serie TV I Medici di Rai 1, che è stata una serie TV di grande successo sì. Sia per l'Italia, poi è stata una coproduzione italiana e inglese, per cui... Io l'ho vista e l'ho apprezzata tantissimo. Bene, bravo. E è stato un romanzo, sì, forse più importante finora che ho scritto, con la Mondadori. Un lavoro, devo dire, molto intenso anche dal punto di vista della ricerca e molto appassionante, perché è andato a toccare veramente dei temi che forse sono stati a livello italiano quelli forse più elevati della cultura italiana, che sono quelli del Rinascimento, quindi abbiamo certo. Lorenzo il Magnifico come mecenate di questi artisti straordinari, ineguagliabili. E però ha anche tutto un impianto appunto avventuroso, appunto, giusto per tornare in tema. Per restare comunque nel certo, tuo filone. È chiaro. Soprattutto grazie alla scena, la famosa scena della Congiura dei Pazzi, che vabbè, adesso senza anticipare nulla, ma è una scena che purtroppo è stata una scena storica, dico purtroppo perché voglio dire ci sono state delle persone che sono state uccise, però da un punto di vista puramente narrativo è una scena che potrebbe essere il finale di un film di Hitchcock, dove sì. abbiamo tanti personaggi in scena, attori in scena, un gioco di sguardi, un gioco di confronti e poi appunto questa azione finale che esplode modificando gli equilibri di fatto di Firenze, dell'Italia, certo. di tutto quello che sarebbe avvenuto dopo. È un romanzo che svela anche aspetti poco noti, sempre per restare anche nel tema mistero del Rinascimento, di quelle che erano le credenze, le filosofie che stavano dietro l'operato appunto della famiglia Medici, ma non solo. Ma del tempo appunto, sì. del tempo che era molto diverso rispetto ad adesso, anche certo. nell'espressione in realtà di quello che era il governo, sì, che era molto sì. di breve durata, molto spesso. Sì, poi si parlava appunto di criptosignoria, perché loro sì. di fatto governavano Firenze anche se non era ufficiale questa cosa. E poi si rifacevano molto al neoplatonismo, cioè sì. avevano creato il neoplatonismo con l'Accademia Neoplatonica sì. a Firenze. E si rifacevano all'ermetismo, a culture molto, molto esoteriche, ecco, quindi c'era tutto un risvolto anche qui misterioso che ho in parte indagato nel romanzo, che rende un po' quel pizzico di mistero e di intrigo in più rispetto a quello che è la storia più conosciuta. E appunto rispetto a quello che è la storia più conosciuta, no? E il lavoro anche di uno scrittore, di un bravo scrittore, è quello di portare quello che non è conosciuto, no? Perché quello che è conosciuto è andiamo su Wikipedia e un po' lo leggiamo, certo. no? Storto, distorto quel che è, no? Invece tu hai fatto davvero dei lavori di ricerca proprio certo, in queste sì. scritture.
Sì, diciamo che questa è proprio la parte più interessante di questo tipo di lavoro, perché veramente, come giustamente dicevi, si vanno a scoprire degli aspetti storici che assolutamente studiando semplicemente a scuola o sui libri classici non vengono quasi mai riportate. Andando a indagare e a scavare si scoprono tantissime cose che poi sono paradossalmente le più interessanti, perché proprio ti fanno rendere veramente vivi i personaggi e i fatti. E ti fanno scoprire una realtà che non ti aspettavi. Che è diversa dalla narrazione di massa, tendenzialmente. Sì, ecco, mettiamola così, sì, mi piace questa definizione. Ma perché la infatti... qualcosa di diverso da quello che è omologato. Ecco, ecco. Sì. La stessa cosa che fai anche tu, in fondo, no? Nelle tue scritture, nelle tue commedie. Tu sei riuscito comunque nelle tue opere, per quel che so io, poi dimmelo, me lo puoi confermare o sconfermare, a unire anche la scrittura, no? Con quello che è la scrittura drammaturgica. Per esempio, il commissario daltonico, che lo vediamo là, è un esempio dove c'è un libro che poi però viene presentato anche a livello teatrale, sempre in commedia, no? Perché tu hai questa voglia, questa scrittura, no? Che comunque cerca di far riflettere attraverso la risata, che penso che sia anche più difficile, perché noi biologicamente siamo fatti per ricordarci le cose più brutte, purtroppo, che poi in realtà è nata come qualcosa che la natura ci ha dato a livello protettivo, poi lo facciamo diventare qualcosa di esasperato. Invece la commedia cerca di andare oltre, no? Per quello dicevo prima una cura di un qualcosa di ancestrale nostro. Ok. Volevi dirci qualcosa magari di più su questo connubio tra scrittura di un libro e teatro? Sì, allora questo personaggio, il commissario daltonico, è ovviamente un personaggio umoristico. L'umorismo è uno sguardo sul mondo inatteso, sì. La risata, e quindi il commissario daltonico. Non è daltonico di cognome, perché è proprio inatteso il suo sguardo. Per cui questo commissario vive in questi racconti e vive nelle commedie teatrali. Ci sono quindi tre nuove commedie che prossimamente verranno messe in scena, debutteranno, dedicate a questo personaggio che, come dico io, lui è un commissario ma non è che risolve i gialli, lui li crea. Certo. È talmente confuso, è un modo di guardare il mondo talmente... come dire, imprevisto e imprevedibile per i lettori o gli spettatori in teatro, che però ti fa vedere alcune verità inaspettate, diciamo così. Sì. È un punto, come dire, è sempre così l'umorismo, deve farti vedere qualcosa che magari non vorresti neanche vedere, però se ridi puoi vederla. Certo. Se invece non ridi neanche, non la vuoi neanche vedere questa cosa. Mm-hmm. Le mie commedie sono tragedie, secondo me, di solito. La trama è sempre una tragedia. Sì. Però è sempre accompagnata dalla risata, quindi... Perciò arriva anche in un altro modo, no? Arriva in un altro modo, arriva senza barriere di difesa, ecco. Certo. Secondo me è questo, come dire, il senso dell'umorismo, abbattere le difese e veicolare dei messaggi. Certo. Ecco, la risata fine a se stessa raramente mi interessa. Che è un modo che in realtà dobbiamo un po' imparare tutti, no? Cercare di superare le barriere anche nei rapporti umani. Sai, con una battuta, con una risata, riesci a far calare tutte, certo, le tensioni che ci sono. Io il commissario daltonico l'ho letto, no? Ed è stato un piacere leggerlo. Quell'equivoco parte già dal nome, come dici tu, no? Ed è subito un entrare in una conflittualità, in un casino, no? Che mi sembra però un po' come le tue scritture teatrali, una battuta dopo l'altra, dove non c'è una pausa, dove per stare dietro devi essere ben concentrato, no? E dove una risata tira l'altra. Che però, quando poi finisce il tutto, devi un attimo smaltire, certo, riflettere su quel che è successo. Certo, se gli attori a volte mi odiano perché finiscono col pietone le mie opere, perché davvero non c'è un attimo di... io faccio lavoro sul ritmo, molto impegnativo, sì, molto faticoso anche per me, fase di scrittura. Mm-hmm. Però poi, nonostante il fiatone, sono contenti perché... gli attori e il pubblico, perché è un ritmo serrato, è un ritmo molto ritmo serrato che non ti lascia scampo, ecco. Direi che non c'è mai nemmeno una parola di troppo, è sempre
Sì, è sempre quella la, vero Michele, è sempre quella la fatica della scrittura, selezionare ogni parola. Si diventa matti per queste cose. Si diventa matti sulle virgole, sui sinonimi. Sì, la parola di troppo, la parola di meno, sì, questo è proprio la parte più faticosa secondo me di questo lavoro. Mm. Sì, sono anche scelte, no? In fondo ognuno cerca di scrivere in qualcosa che forse lo rappresenta anche di più, no? Però mi sembra che questa modalità di scrittura, questo ritmo, no? Questa ricerca del ritmo, del dettaglio, che non sia mai poco e mai troppo, è una cosa che accomuna tutte e due. Certo, beh, come a me dicono che leggendo Il Commissario sembra di essere a teatro, a me dicono che sembra di essere a cinema, quando guardo il... Abbiamo comunque qualcosa in comune anche nella scrittura, questa voglia di fare trovare il lettore, lo spettatore dentro la storia, come se come se stesse assistendo alla storia. La cosiddetta scrittura immersiva, la scrittura, cioè quello che ti fa immergere. Non stiamo a raccontare quanto a rappresentare. Certo. Ecco, sì, è vero. Quindi, come dire, nonostante la diversità di scrittura, di temi, però sono tantissime. Sono delle scritture tutte e due molto ricercate, però, no? Dove c'è una ricerca di base profonda che va a rappresentare tutte e due. In te molto filosofica anche, infatti tu comunque sei laureato anche in filosofia e quant'altro, hai fatto anche ricerca, la stessa cosa, la stessa ricerca minuziosa si vede anche nei tuoi libri. Sì, devo dire che c'è una certa filosofia anche nelle cose che scrivo. Cioè, forse si può dire che al di là di tutto, allora, il mio primo obiettivo è quello chiaramente di avvincere il lettore e dargli qualcosa che sia un'esperienza soprattutto per lui, per cui che sia avvincente, eccetera. Però poi sotto effettivamente ho un po' alcune tematiche mie che proprio cerco di far trasparire sempre, effettivamente, sì. Sì. Spesso si parla, quando faccio le presentazioni, si parla dell'aspetto più narrativo, quello che poi interessa poi al lettore, no? Però effettivamente devo dire che c'è anche dietro un po' qualcosa, cioè c'è sempre qualcosa di mio, un'anima mia che imprimo dentro quello che scrivo. È un regalo in più, no, in fondo, perché ogni libro, ogni libro, ogni scrittura, no, in fondo lo scrittore porta qualcosa di se stesso. Mm. Fa in modo che comunque chi legge entri nel suo mondo, è un regalo, no? Un tentativo anche di far conoscere se stessi, forse probabilmente, io ho sempre visto i scrittori molto chiusi nel loro mondo, ok? E tramite la scrittura invece lasciano penetrare dentro di loro, no? Il lettore, in qualche modo, no? Non so se per voi è così, ma perlomeno io ho sempre vissuto un libro come un doppio regalo che chi l'ha scritto mi ha fatto, o anche una messa in scena teatrale. Per me ha sempre avuto questa doppia valenza. Sì, c'è uno scambio sicuramente, io do ma ricevo anche, sì, quello sì, sì. Beh sì, poi alla fine il libro o comunque la scrittura è comunicazione, per cui alla fine lo scopo è quello. È un gesto comunicativo, è dialogo, vogliamo comunicare la nostra visione del mondo, quindi il nostro sguardo sulla vita, e lo comunichiamo e lo raccontiamo secondo le nostre modalità. Certo. Poi a volte capita che si trovano delle assonanze con spettatori o lettori molto forti su questo piano. Sì, che è la speranza che poi quando uno scrive, trovare sempre il lettore, lo spettatore che ti capisca, che lo guardi negli occhi, ci capiamo. Esatto. Sì. Di far diventare lo spettatore comunque o il lettore parte della tua scrittura, è un po' quella... Il fatto, no? Dimmi e io forse capirò, ma fammi entrare dentro e io davvero capirò quello che tu mi stai esprimendo, no? L'unico modo è far entrare dentro. E l'arte e la scrittura fanno quello, se sono fatte in questo modo come voi lo fate. Io ho avuto la fortuna, dico, di avervi conosciuto e anche di aver letto le vostre opere. E quando tu dici, no, di filosofia piuttosto che dice lui, è la parola stessa, filosofia, che in qualche modo voi cercate di portare, no, il senso tramite la scrittura, proprio un amore per il pensiero, un pensiero che voi portate, un pensiero a volte molto antico, oppure molto, molto moderno, portato alla realtà d'oggi. Vi ringrazio a tutte e due per questo inizio di questo percorso insieme, due scrittori, due eccellenze nazionali e internazionali. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.